E adesso diamo il benvenuto a IM Evolution, a Veronica Rizzo. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, faccio una breve presentazione per chi non mi conoscesse. Io sono Veronica Rizzo, lavoro per la IM Evolution, siamo tra l'altro tra gli espositori per chi fosse interessato. E siamo una web agency che opera nell'ambito del local search marketing per il turismo, del local marketing e del search marketing per il turismo. Non solo in Salento, abbiamo clienti in tutta Italia. E gestiamo un sito interamente dedicato al Salento che è tra i più importanti ed è nel salento.com. E faccio parte da 4 anni dello staff Local Strategy, è un progetto interamente dedicato al local search marketing che è stato ideato e fondato da IM Evolution. Parto subito con una domanda: quanti di voi in sala sono proprietari di strutture ricettive o di ristorazione? Ok, quanti sanno cos'è il local search marketing e quanti fanno promozione locale? Ok, solo una, bene, siete nel posto giusto. E cos'è la local search? Partiamo subito col definire la local search. Siamo in presenza di local search ogni qualvolta un utente digita su Google una query di ricerca accompagnata da una esplicita indicazione geografica, ad esempio Hotel Roma, B&B Milano, Ristorante Lecce, sono tutti esempi di query di ricerca di tipo locale a cui Google restituisce dei risultati di tipo locale. Attenzione, non è tutto. Nel 2012 Google ha introdotto un importante algoritmo che è stato denominato dallo stesso Google Venice Update, grazie al quale il motore di ricerca riesce a restituire risultati di tipo geolocalizzato o georeferenziato anche quando l'utente non esplicita l'indicazione geografica. Ad esempio, un turista sta a Lecce, viene a Lecce, digita la query ristorante, Google restituisce risultati geolocalizzati basandosi sull'indicazione del GPS da ricerche mobile o sull'indirizzo IP, basandosi sull'indirizzo IP nel caso di ricerche da desktop. Questo ovviamente apre scenari importanti a tutti coloro che comunque sono proprietari di attività con una sede fisica, che possono quindi sfruttare la local search per andare ad intercettare nuovi clienti. In queste prossime slide vi indicherò alcuni dati, sono dati ufficiali di Google, quindi sono assolutamente veritieri, vi ho inserito anche la fonte in basso per chi fosse interessato poi a guardarseli. Google ci dice che più della metà del traffico web complessivo proviene da smartphone e tablet, quindi proviene da dispositivi mobile, e che, attenzione, il 30% di tutte le ricerche mobile ha un intento locale. Quindi mi rivolgo a tutti coloro che sono proprietari di strutture ricettive. Attenzione, perché essere presenti e ben visibili sui risultati locali porta conversioni e contatti reali. Ancora, Google ci dice che sono aumentate di 34 volte dal 2011 e raddoppiate addirittura nel 2014 le ricerche di tipo Near Me. Pensiamo ancora una volta a un turista che vuole andare a cena o a pranzo, sta crescendo vertiginosamente il numero dei turisti che digita direttamente su Google la query di ricerca ristorante nelle vicinanze, quindi ristorante near me. Quindi è chiaro che se una struttura, un ristorante, un pub, una qualsiasi tipologia di attività non è presente in quel tipo di ricerche, automaticamente perde potenziali clienti. E un'altra statistica molto importante che ci dice Google è che sono raddoppiate nel 2016 rispetto al 2015 le ricerche di coloro che digitano aperto ora, riferiti sia a negozi sia soprattutto alle attività legate alla ristorazione. Cosa significa? Significa che se il ristorante è per esempio presente tra i risultati locali con una scheda local in cui non sono presenti gli orari di apertura o sono addirittura presenti con orari di apertura sbagliati, automaticamente il turista, il cliente, si rivolgerà alla concorrenza. Quindi è necessario essere presente con dati corretti e aggiornati e con orari di apertura che devono essere sempre appunto aggiornati nel tempo. Per esempio penso ai ristoranti che cambiano orari di apertura tra l'estate e l'inverno, ad esempio. Un'altra, diciamo, teoria molto importante, che è sempre legata al turismo e ai risultati locali, è la teoria dei micromomenti. Google ha lanciato questa teoria nel 2015 e Google definisce i micromomenti come quegli istanti in cui gli utenti utilizzano dispositivi mobile per
cercare delle risposte specifiche del tipo voglio sapere, voglio andare, voglio comprare, voglio fare. Perché sono importanti questi momenti? Perché fondamentalmente Google stesso dice che se i marketer riescono a sfruttare questi istanti in cui gli utenti hanno bisogno, cioè fanno digitano una query e hanno bisogno di risposte immediate, automaticamente si converte. E tutti questi momenti sono intrinsecamente legati ai risultati locali. È chiaro ad esempio che una query del tipo voglio andare, cioè tutte le query legate a un intento voglio andare, sono intrinsecamente legate ai risultati locali, ma anche per esempio l'intento voglio comprare, cioè pensate a un turista che vuole comprare, non lo so, i prodotti tipici di Lecce o del Salento, digiterà probabilmente una query negozio tipico di prodotti tipici Salento, negozio tipico di prodotti tipici Lecce, e anche in questo caso subentrano le ricerche locali, quindi il turista può tranquillamente rivolgersi a Google Maps o comunque poi vedremo dopo a tutti gli altri tipi di risultati locali per trovare ciò di cui ha bisogno. In queste prossime slide vi condividerò sempre un'altra indagine, un'altra ricerca fatta da Google, tra l'altro è una ricerca molto recente, è stata fatta subito dopo l'estate, se non sbaglio era settembre-ottobre del 2016, non ricordo il mese preciso, però Google sostanzialmente ha cercato di capire quale fosse il comportamento dell'utente nella pianificazione di una customer journey. Google praticamente ha diviso questa customer journey di un ipotetico viaggiatore in quattro fasi. La prima fase è legata al sogno, quindi fondamentalmente all'idea che un turista si fa di una vacanza, no? Quindi il sognare una vacanza, di cui non parlerò in queste slide. Le altre tre fasi invece sono rispettivamente la prima fase che è legata alla pianificazione del viaggio, la seconda fase che è legata al momento del booking, quindi alla prenotazione, e la terza fase che è legata alla fase proprio esperienziale. Qual è la fase esperienziale? È fondamentalmente la fase in cui il turista è già sul luogo e si interfaccia con tutti i dispositivi e l'ecosistema che Google mette a disposizione. Perché è importante questa indagine di Google? Perché anche in questo caso possiamo vedere il rapporto che c'è tra la customer journey di un ipotetico viaggiatore e i risultati locali. Nella prima fase, infatti, che è quella della pianificazione del viaggio, Gina, che è diciamo, l'utente che Google ha intervistato, ha avuto nel corso di 3 mesi 850 touch point, e di questi touch point il 24% è stato rappresentato dalle Google Maps. Quindi questo significa che i turisti utilizzano le Google Maps, quindi utilizzano i risultati locali. Ancora, nella seconda fase, che è quella del booking, Kendra, che è appunto un'altra viaggiatrice intervistata da Google, ha avuto nel corso di 5 mesi 700 touch point e il 41% di questi touch point è stato rappresentato da Google Maps, quindi anche qui abbiamo una percentuale molto alta. La terza fase, che è quella della fase esperienziale che ho accennato prima, attenzione perché qui i dati sono ancora più importanti, Brooke, che è appunto l'altra intervistata da Google, ha avuto il 100% dei touch point provenienti da mobile, quindi in questa fase spariscono completamente le ricerche da desktop, e il 23% è stato rappresentato dalla navigazione, quindi il turista nella fase esperienziale utilizza le Google Maps e fa affidamento ai risultati locali, quindi non essere presente nei risultati locali è fortemente penalizzante per tutti coloro che hanno un'attività con sede fisica. Ora passiamo ad una nuova la seconda fase dello speech, a chi serve il local search marketing? Allora, il local search marketing serve fondamentalmente a tutti coloro che hanno una o più sedi fisiche, quindi hotel, ristoranti, B&B, agriturismi, masserie, sale ricevimenti e quant'altro, a tutti coloro che hanno catene di negozi e franchising, possono essere ovviamente anche catene di ristoranti e catene alberghiere. Serve anche a tutti i liberi professionisti, ovviamente in questo caso non faccio riferimento al turismo, però può servire anche ad avvocati, commercialisti, medici, quindi tutti coloro che hanno uno studio. E attenzione, i risultati locali possono servire anche a tutti coloro che non hanno una vera e propria sede fisica, ma che offrono il proprio servizio entro un raggio d'azione, quindi all'interno di un'area ben precisa. Ad esempio, pensiamo alle guide turistiche.
molte guide turistiche esercitano la propria professione senza avere una sede fisica. Bene, Google ci dà la possibilità di creare una scheda local verificata, di andare ad esplicitare tutte le informazioni locali che possono servire a un turista senza avere una sede fisica, e quindi anche una guida turistica può essere ben visibile tra i risultati locali. Perché è importante? Dove si può apparire se si fa una campagna di promozione locale fatta bene e ben strutturata? Allora, innanzitutto si può apparire su Google Maps. Cos'è Google Maps? Quanti di voi utilizzano Google Maps? Vediamo, alzate un po' la mano. Ancora pochini, eh? Allora, si può apparire su Google Maps anche nell'app Google Maps, che voglio dire è fornita di default in tutti i sistemi operativi Android, e non solo, si può apparire grazie alla promozione locale nel local pack. Cos'è il local pack? Allora, se voi digitate una qualsiasi query locale, a cui facevo riferimento prima, ad esempio hotel a Lecce, e vi si apre la prima pagina dei risultati di ricerca di Google, vedrete che nella parte superiore della pagina vi appaiono prima gli annunci AdWords, quindi l'advertising Google AdWords. Subito dopo vi appare questo pack che vi ho indicato in rosso, nel quale Google restituisce solo ed esclusivamente risultati di tipo locale. È un pack, quindi un pacchetto, solitamente composto da 3 risultati, che a seconda della competitività, della località e anche della categoria può restituirne anche 1 o 2. Comunque non ne restituisce mai più di 3 al momento, diciamo che qualche anno fa era arrivato a restituirne anche 7. E ovviamente comparire nel local pack dà alle aziende, dà alle attività una grossissima visibilità, perché comunque è la prima pagina dei risultati di Google, quindi ovviamente la visibilità è altissima. Ancora, dove si può apparire? Si può apparire sempre nella prima pagina di Google, sulla destra, non so se vi è mai capitato di vederla, però se voi digitate una query, una query rappresentata dal brand, in questo caso vi ho messo un esempio a caso, Hotel Principe di Savoia di Milano, ma avrei potuto mettervi, non lo so, Hotel Plaza, Hotel Hilton, qualsiasi altra query. Se voi digitate una query per brand e l'attività ha una scheda local, si apre questo pannello sulla destra dei risultati di ricerca che restituisce tutte le informazioni di tipo locale. E non solo, come potete vedere ci sono anche poi le prenotazioni che possono avvenire tramite Booking, Expedia ed altri, e Google in questo pacchetto, in questo panel, restituisce anche le recensioni, non solo del motore verticale, quindi di Google, ma anche di altri portali, tra cui appunto lo stesso Booking, Facebook ed altri. Ancora, dove si può apparire grazie alla promozione locale? Si può apparire anche nei risultati organici. Se si fa una campagna local ben strutturata, non si appare solo nel local pack, si appare con la pagina specifica appositamente creata per il risultato locale, quindi la landing page così chiamata del sito, nei risultati organici. In questo caso vi ho messo un esempio, non è turistico, è diciamo un negozio di fotografia, però se potete vedere il sito del fotomatore appare sia nel local pack sia poi con la specifica location page tra i risultati organici, che è fondamentalmente il boxettino in blu che vi ho indicato. Quindi questo è molto importante. Non è tutto. Dove si appare? Si appare anche sulle app di navigazione e i navigatori satellitari. Cioè, una struttura che investe in una campagna local può apparire anche in tutte le app di navigazione. Lo dicevo prima, pensate per esempio a Google Maps, che è anche un'app di navigazione, e si appare anche sui dispositivi di navigazione satellitare. Ormai quasi tutte le auto, cioè Android per auto per esempio, ormai è quasi del tutto sdoganato, sta crescendo comunque l'utilizzo dei navigatori satellitari che molto spesso vengono montati proprio in automatico già dalle case automobilistiche. Bene, avere un'attività verificata e fare campagne di promozione locale significa permetterci di essere ben visibili anche sui navigatori satellitari. Infine, attenzione, Google non è l'unico motore di ricerca associato alla promozione locale e soprattutto non è l'unico motore di ricerca. Pensiamo per esempio a Bing Places, pensiamo per esempio ad Apple Maps, pensiamo ad esempio anche a tutta una serie di altri portali come per esempio Pagine Gialle, IAR, Foursquare, che danno la possibilità di avere delle schede verificate con tutte le informazioni locali che possono servire all'utente. Quindi fare una campagna di promozione locale significa andare a curare anche la presenza su tutti questi altri portali. Allora, ora passiamo ad una fase un po' più, diciamo, tecnicistica, però ho voluto comunque inserirla perché è importante per capire cosa facciamo e come si fa la promozione locale.
Parliamo dei segnali di ranking, cioè di tutti quei segnali grazie ai quali si riesce a migliorare la visibilità di una struttura tra i risultati di tipo locale. L'obiettivo, diciamo, che si prefigge la promozione locale, tra i tanti che si prefigge il più importante, è quello di far apparire una struttura nel Local 3-Pack. Era il pacchetto che vi ho illustrato prima, ovviamente, come vi avevo già detto, comparire nel Local 3-Pack dà una massima visibilità. Quindi l'obiettivo ultimo che si prefigge un local SEO è sicuramente quello di far apparire la struttura nel local pack, ma non è solamente questo. Ad esempio, una campagna di promozione locale ben fatta dà la possibilità anche alla struttura di apparire per diversi livelli di zoom. Io non so se vi è mai capitato, ma se per esempio effettuate una ricerca di tipo locale direttamente su Google Maps, vedrete che si aprono una serie di risultati sulla sinistra e se andate a zoomare sulla cartina, quindi se fate più e meno sulla mappa, i risultati locali cambiano. Perché? Perché Google fondamentalmente restituisce dei risultati anche in base ai livelli di zoom. Fare una campagna local ben fatta significa andare a gestire la promozione locale anche sui diversi livelli di zoom. Allora, ora io qui vi ho elencato fondamentalmente quelli che sono i segnali più importanti per il ranking local. Ci tengo a specificare in questa slide, non sono in ordine di importanza, sono assolutamente casuali, perché poi ogni segnale contribuisce a seconda anche della categoria, eccetera, più o meno nel ranking. In linea di massima, per i segnali più importanti per il ranking locale sono ovviamente l'ottimizzazione della pagina su Google My Business, il SEO tradizionale. Io non so, quanti di voi hanno un sito internet? Quanti di voi fanno posizionamento organico? Quanti di voi fanno SEO? Ancora pochini. Quindi i fattori SEO tradizionali contribuiscono comunque a migliorare il ranking locale. Poi abbiamo anche le citazioni, le recensioni e i segnali comportamentali. Adesso io ve li vado a spiegare a uno, cercando ovviamente di essere quanto più semplice e veloce possibile. Poi se avete domande particolari comunque ci trovate fuori e abbiamo anche lo stand, quindi risponderò a tutte le vostre domande. E facciamo parlare Google. Perché dico facciamo parlare Google? Perché i segnali di ranking non li stabiliscono i local SEO. I local SEO si basano su dati reali che lo stesso Google ci dice, cioè esistono dei brevetti di Google, esistono delle dichiarazioni ufficiali di Google. I local SEO fanno un mestiere che fondamentalmente richiede tantissimo aggiornamento, bisogna stare dietro ai 300.000 algoritmi di Google che lancia in continuazione. Quindi in questo momento voglio far parlare Google. Google ci dice che i risultati locali si basano principalmente su tre fattori, che sono la pertinenza, la distanza e l'evidenza. Lo stesso Google ci dice ad esempio che non è detto che se un hotel sia più distante rispetto ad un altro non possa essere visualizzato prima perché magari è più pertinente di un altro, proprio perché appunto i risultati locali si basano non solo sulla distanza ma anche sulla pertinenza e poi ovviamente anche sull'evidenza. Andiamo a vedere uno per uno questi fattori. Cos'è la pertinenza? La pertinenza ci dice Google che è il livello di corrispondenza esistente tra una scheda local e la ricerca di un utente. Ovviamente affinché una scheda sia pertinente e un risultato sia pertinente, Google deve trovare delle informazioni che devono essere quanto più dettagliate possibile, quanto più aggiornate possibili e in questo diciamo i titolari di struttura ma anche i web marketer devono stare molto attenti a compilare per esempio la scheda local. Per la pertinenza infatti è molto importante curare il nome, l'indirizzo, il telefono ma soprattutto la categoria della scheda. Allora qui vi faccio un esempio reale, ho gestito tantissime schede di nostri clienti che quando sono venuti da noi avevano come indicazione di categoria 3, 4, 5 categorie. Allora, non si ranka meglio su Google perché si inseriscono più categorie, si ranka meglio su Google nel momento in cui vai a definire a Google esattamente quello che fai. Se siete titolari, ad esempio, di un ristorante vegano o se siete titolari di un ristorante cinese, dovete esplicitare nella vostra categoria ristorante vegano. Non potete inserire la categoria ristorante generica e poi ristorante vegano, perché altrimenti Google si confonde. Quindi dovete cercare di dare a Google delle informazioni attraverso le quali Google riesce poi a restituire in maniera pertinente i risultati in base a quelle che sono le query degli utenti, quindi le ricerche degli utenti. Cos'è la distanza?
Allora, io la citazione di Google, cioè la dichiarazione di Google sulla distanza, voglio leggervela, perché qui c'è un problema che è molto ricorrente, che noi local SEO, diciamo, nei quali noi local SEO ci imbattiamo spesso, che è un problema legato alle traduzioni. Cioè, se voi leggete il supporto ufficiale di Google in inglese e poi andate a leggervi le traduzioni in italiano, molto spesso ci sono delle traduzioni errate. E questo sulla distanza è un caso del genere. Cioè, Google dice che il fattore, quindi questo fattore, la distanza, indica quanto è distante ogni potenziale risultato di ricerca dalla località utilizzata in una ricerca. Attenzione, la traduzione località è completamente errata, perché Google non si basa sulla località da cui cerca l'utente, Google si basa sulla posizione da cui cerca l'utente. E questo perché? Perché ovviamente, come ho detto prima, Google si sta rendendo conto che un numero crescente di persone cerca da dispositivi mobile, e quindi Google deve restituire risultati che si basano sulla posizione dell'utente e non sulla località. Se un turista cerca una query del tipo ristorante Lecce e si trova in Piazza Sant'Oronzo, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, il turista visualizzerà prima i ristoranti nelle immediate vicinanze e successivamente il raggio si allarga. Questo perché, come ho detto prima, Google riesce a capire, in base all'indicazione del GPS, il preciso luogo in cui voi vi trovate. Quindi la distanza, appunto, è calcolata sulla base della posizione e non sulla base della località. Tra l'altro, la distanza è diventata sempre più importante per Google con il lancio di un algoritmo. In realtà ne ha fatti due Google lanci di algoritmo legati alla distanza. Uno l'ha fatto nel 2014, che è il Pigeon Update, l'altro l'ha fatto nel 2016, che è il Possum Update. E grazie a questi due algoritmi Google, appunto, è andato a restringere proprio la distanza, quindi ovviamente distanza che varia per le categorie, però riesce appunto a restituire le attività nelle immediate vicinanze della posizione da cui cerca l'utente. È chiaro perché dico che varia a seconda delle categorie. Fondamentalmente è facile comprenderlo, cioè se io cerco la query ristorante Lecce e ci sono ristoranti ogni 50 metri, è chiaro che il raggio d'azione è più stretto, quindi la distanza si restringe. Se io cerco Fabbro a Lecce, è chiaro che fabbri ce ne sono di meno e quindi, diciamo, la distanza si allarga, per cui è chiaro che la distanza varia poi in base anche alla categoria e varia anche in base alla località da cui si cerca. Probabilmente se cerco ristorante Milano, che è ancora più competitivo rispetto a Lecce, la distanza si andrà a restringere ulteriormente. L'evidenza. L'evidenza è il livello di notorietà di un'attività. Allora, lo stesso Google ci dice che, ed è scontato, che esistono parchi più famosi di altri, esistono musei più famosi di altri. Questo vale anche per le attività. Non ci possiamo stupire, non ci possiamo scandalizzare. Se io vi cito ristorante Cracco, è chiaro che non potrà avere la stessa notorietà di un altro ristorante. Se io vi cito l'Hotel Plaza, è chiaro che non potrà avere lo stesso livello di notorietà di un altro hotel. Quindi Google sa benissimo che ci sono strutture più note di altre e l'evidenza è un segnale di ranking. Ovviamente, a proposito dell'evidenza, automaticamente subentrano quelli che sono i segnali comportamentali, che sono dei segnali di ranking. Cioè, essendo un'attività più nota di altre, è chiaro che questa attività può avere una maggiore probabilità che venga cliccata dagli utenti rispetto agli altri. Questo fondamentalmente è quello che in gergo viene chiamato click-through rate. Allora, Google ci dice, o meglio, l'ha detto per un solo giorno, dopodiché ha cancellato la frase, ci ha detto per un solo giorno che il click-through rate fondamentalmente è un segnale di ranking. Allora, qui Google ha fatto una piccola gaffe, perché per un solo giorno è apparsa sul forum di Google una frase specifica detta proprio dal portavoce di Google, in cui diceva che la search history, che è fondamentalmente un segnale comportamentale, veniva considerata proprio sulla base del numero di volte che un utente clicca su un determinato listing. Ed è chiaro quindi che se un'attività è molto nota ha maggiori probabilità di essere cliccata. Che cosa è successo? È successo che molto probabilmente Google si è reso conto di aver detto troppo, perché fondamentalmente è come se Google avesse ammesso che appunto il click rate è un segnale di ranking. Quindi ha cancellato completamente questa frase, è scomparsa e l'ha sostituita con una frase generica che non dice assolutamente nulla, che non sto nemmeno qui a leggervi, però noi local SEO abbiamo potuto comprendere che comunque il click through rate è a tutti gli effetti un segnale di ranking. Ancora,
L'evidenza, dice lo stesso Google, si basa sulle informazioni di un'attività che Google ricava dal web, ad esempio link, articoli, directory. Cosa significa? Le informazioni che Google ricava dal web non sono altro che le citazioni. Cosa si intende per citazioni? Le citazioni sono un qualsiasi riferimento che Google trova nel web, quindi in qualsiasi tipo di portale, in qualsiasi tipo di sito, in qualsiasi tipo di blog, che fanno riferimento alla vostra struttura. E questo è un esempio, vi ho detto prima che noi curiamo anche un portale che è nel Salento, questo è un esempio di citazione, cioè è una struttura che è presente sul nostro sito con una pagina specifica. E nel box in rosso vi ho indicato un esempio di citazione, cioè praticamente è l'indirizzo, il telefono, il sito internet legato ad una qualsiasi struttura, una qualsiasi attività. Quello è un esempio di citazione. Quante più citazioni Google trova nel web che si riferiscono alla vostra struttura, tanto è maggiore la possibilità che voi ranchiate, cioè che voi miglioriate la vostra visibilità tra i risultati di ricerca locale. Ancora, sempre a proposito dei segnali di ranking, Google ci dice praticamente che le recensioni e il buon punteggio delle recensioni, quindi le recensioni positive, sono a tutti gli effetti un segnale di ranking. Allora, qui io vorrei aprire una piccola parentesi, perché ci capita spesso con i nostri clienti. Allora, innanzitutto, come ho detto prima, Google non legge solo le recensioni di Google. Google è in grado di leggere tutte le recensioni che trova nel web. Attenzione, perché se voi avete delle recensioni negative su Facebook, su Booking, su qualsiasi altro portale, Google è in grado di leggere quelle recensioni e automaticamente la vostra visibilità sui risultati locali si abbassa. Quindi fate attenzione affinché i vostri utenti e i vostri clienti vi lascino recensioni positive su tutti i portali su cui voi siete presenti. Non concentratevi solo su un portale, dovete curare la vostra visibilità online su tutto il web. Un'altra domanda che mi è stata fatta in altri speech, non è stata esplicita, però il senso era quello, cioè qualcuno mi ha chiesto: Google è in grado di leggere le recensioni fasulle? Sì. Google è in grado di leggere le recensioni fasulle? Voi mi direte: come fa? Allora, Google si basa sulla location history, altro non è che la cronologia delle posizioni, cioè voi probabilmente nemmeno ve ne rendete conto, magari non lo sapete, e avete la cronologia delle posizioni attiva sul vostro smartphone. Google è in grado di capire quando entrate in un locale, in che locale entrate, se ci siete stati o se non ci siete stati. Quindi se vi arrivano delle recensioni fasulle sulla vostra attività, sul vostro hotel, sul vostro ristorante, su un vostro qualsiasi tipo di attività, Google è in grado di capire se quell'utente c'è stato veramente in quel ristorante oppure se è una recensione fasulla. Cioè Google non lo prendete in giro, quindi se dovete lavorare, cercate di lavorare evitando, diciamo, le vie traverse. Bisogna lavorare in maniera pulita, perché se si lavora in maniera sporca, magari rankate nell'immediato, ma dopo 3, 4, 5 mesi automaticamente Google vi penalizza. E poi ovviamente è difficile risolvere dei casi di penalizzazione. L'ultima parte legata all'evidenza è quella delle best practice SEO, cioè lo stesso Google ci dice che le best practice SEO, che sono fondamentalmente tutte le strategie, le attività che si fanno per migliorare i posizionamenti a livello organico, intrinsecamente aiutano anche i risultati locali. Quali sono le best practice SEO? Allora, innanzitutto tanti link di qualità. I link sono ancora un segnale di ranking e valgono sia per il posizionamento organico sia per il posizionamento locale. Quindi se il vostro sito ha buoni link in entrata, automaticamente otterrete un'ottima visibilità sia sul posizionamento organico sia sul posizionamento locale. Un altro fattore molto importante sono i contenuti. Allora, i contenuti di un sito non soltanto devono essere autentici, perché i contenuti duplicati sono comunque ad oggi un segnale di penalizzazione, ma soprattutto devono essere originali nel senso che devono veramente essere utili per l'utente. E posso dirvi che i contenuti appositamente creati per la local in questo vi possono aiutare, cioè è sempre più difficile scrivere contenuti
originali che non siano però ridondanti, perché il più delle volte i marketer cosa fanno? Siccome Google dice che non possono esserci contenuti duplicati, automaticamente parafrasano determinati testi, quindi li cambiano, quindi sostanzialmente non sono contenuti duplicati, ma sono contenuti ridondanti, cioè sono contenuti che si ripetono su Google, ma che fondamentalmente dicono sempre le stesse cose ed esprimono sempre gli stessi concetti. Allora, la local in questo vi dà la possibilità di creare dei contenuti originali, come vi faccio un esempio. Se dovete creare una vostra pagina local e dovete inserire dei contenuti, potete per esempio dire: il mio ristorante si trova in quella determinata zona, ci sono monumenti vicini al mio ristorante? Sì, quali sono? Questo, questo e questo. Bene, descrivete i ristoranti. Ancora, il turista di cosa ha bisogno? Ha bisogno di sapere se come il vostro, per esempio, ristorante è fornito, cioè quali sono per esempio i mezzi di trasporto che arrivano al vostro ristorante. Il turista ha bisogno di sapere se ci sono dei parcheggi limitrofi al vostro ristorante. Il turista ha bisogno di sapere quanto costa il parcheggio se viene nel vostro ristorante. Se avete uno staff, bene, descrivete il vostro staff, descrivete i vostri dipendenti. Questo significa creare, generare contenuti originali, ma che sono utili agli utenti, e quindi l'utente vi ringrazierà, l'utente è soddisfatto e soddisfatto anche Google, quindi riuscite a rankare in maniera pulita, in maniera naturale. Io ho finito.